Bentrovati al TG Web. Apriamo con un argomento di stretta attualità, i rifiuti e il problema della riduzione della quantità di rifiuti prodotta. Un argomento che ci interessa molto da vicino, visto che ogni seregnese, ogni giorno, produce più di 1 chilo di rifiuti. E sabato si apre la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Poi due progetti molto diversi tra loro, ma che affrontano due emergenze. Quella dell'obesità dei bambini, oggi in Europa sono oltre 150 milioni i bambini obesi, e quello dell'abuso sulle donne. 3 donne su 4 subiscono violenza o abuso dal marito o dal partner. E poi l'economia. L'economia con la ripresa decelerata, come l'ha chiamata la Camera di Commercio di Monza e Brianza. Crescono produzione e fatturato, ma diminuisce l'occupazione. Ogni seregnese produce 500 kg di rifiuti in un anno, dal 20 al 28 novembre, settimana europea della riduzione dei rifiuti. Al via un progetto di educazione alimentare per insegnanti e genitori, 9 le scuole che hanno aderito. 3 su 4 vittime di mariti e compagni, italiane casalinghe dai 38 ai 47 anni. Questo l'identikit delle più vulnerabili. Positivi, produzione e fatturato, preoccupa l'occupazione. Bentrovati al TG Web. Come avete sentito dai titoli, apriamo con il problema della riduzione dei rifiuti. Ogni giorno a Seregno ogni abitante produce 1,3 kg di rifiuti che fanno in un anno oltre 500 kg. Per questo, da domani, Seregno, insieme agli altri comuni di Amica Brianza, l'Agenda 21 locale, partecipa alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti, la campagna informativa sostenuta da Bruxelles che terminerà il prossimo 28 novembre. Una vera battaglia, considerando che la stima dell'immondizia urbana prodotta dal club dei 27 paesi dell'Unione Europea è di circa 2,7 miliardi di tonnellate l'anno. Largo quindi alla raccolta differenziata, che a Seregno ha superato il 57%, e alle iniziative per produrre meno rifiuti e meno scarti, come carta, cartone, plastica, vetro, metallo e soprattutto cibo. Amica Brianza ha promosso un decalogo di piccoli gesti quotidiani che possono contribuire a ridurre la quantità di rifiuti, dall'uso di prodotti con poco imballaggio alla limitazione di quelli usa e getta, dalle borse di tela per la spesa all'uso dell'acqua del rubinetto. E nella settimana europea, per informare i cittadini, nelle vetrine degli oltre 300 negozi di Seregno sarà esposta una borsa di juta di Amica Brianza e sarà consegnato ai clienti il decalogo. Parliamo ora di alimentazione e salute. È partito ieri dalle Rodari e dalle Mercalli il progetto di educazione alimentare promosso dal Comune in collaborazione con l'ospedale di Seregno. In programma, fino a gennaio, 7 incontri in 9 scuole elementari e medie, pubbliche e private. Anima del progetto è il dottor Giampiero Candotti, direttore del reparto di endocrinologia e diabetologia dell'ospedale di Seregno. Questi incontri, spiega Candotti, nascono dall'idea di dare ai genitori ed insegnanti i mezzi per evitare i più comuni errori alimentari e favorire l'esercizio fisico. Cibo sano e sport, infatti, sono gli unici strumenti per contrastare lo sviluppo dell'obesità nei bambini. E i dati parlano chiaro: in Occidente circa la metà degli adulti e il 20% dei bambini sono in sovrappeso. Di questi, un terzo sono obesi e la tendenza è in costante aumento. Negli ultimi 20 anni in Europa, infatti, l'obesità è cresciuta del 300% e si stima che alla fine di quest'anno nel vecchio continente ci saranno 150 milioni di adulti obesi, il 20% della popolazione europea, e altrettanti bambini o adolescenti, con conseguenze molto gravi, come spiega Candotti, il rischio di sviluppare nell'età adulta malattie come il diabete, l'ipertensione, l'ictus e alcuni tipi di tumore. L'obesità inoltre riduce la qualità e la durata della vita. Infine, ci sono i costi sociali, che sono enormi. Nei paesi dell'Unione Europea, più del 6% della spesa sanitaria nazionale è causata dall'obesità o da patologie ad essa correlate. Emancipate, colte, affermate nel lavoro, ma non per questo più protette dalla violenza che può esplodere tra le mura domestiche. In Brianza, le donne maltrattate nel 2009, secondo i dati del Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza e Brianza, sono state 204. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, in programma il prossimo 25 novembre, il progetto Artemide fa il punto sul profilo delle vittime di maltrattamenti.
La maggior parte delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza sono italiane, hanno tra i 38 e i 47 anni, sono sposate, hanno figli e sono maltrattate soprattutto dal marito o dal convivente. Meno della metà delle donne maltrattate, il 43%, ha denunciato il partner. L'obiettivo del progetto Artemide, ha spiegato l'assessore Attilio Gavazzi, è mettere in rete tutte le risorse umane ed economiche e le strutture che sul territorio rispondono alla domanda di aiuto da parte di donne vittime di abusi e violenze, dai comuni alle forze dell'ordine, dalle strutture sanitarie alla Procura della Repubblica di Monza. Passiamo alla pagina dell'economia. La Brianza cresce, ma con il freno a mano tirato. Il terzo trimestre del 2010 conferma il recupero delle imprese brianzole. Produzione e fatturato crescono dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre calano gli ordini, meno 1,3%, e l'occupazione, meno 0,1%. Lo dicono i numeri contenuti nel rapporto Brianza 2010 Imprese e Territorio della Camera di Commercio di Monza e Brianza. E proprio l'occupazione resta l'aspetto più critico. I dati mettono in evidenza la mancanza di dinamismo dell'occupazione e la situazione incerta del mercato del lavoro. La differenza tra tasso di ingresso e di uscita dal mercato del lavoro nel terzo trimestre è ancora negativa, meno 0,1, dopo un secondo trimestre positivo, più 0,5. In calo, invece, le aziende che nel secondo trimestre dell'anno hanno fatto ricorso alla cassa integrazione, dal 25,5 al 16,4%. Le aspettative degli imprenditori, però, sono positive. Aumenta dall'8 al 18% il saldo tra gli imprenditori che si aspettano un aumento e coloro che prevedono una diminuzione della produzione. Apriamo la pagina degli appuntamenti. Seregno come Trento, Arco o Levico Terme. Sabato 20 o domenica 21 novembre, Piazza Vittorio Veneto apre al Trentino. Per due giorni una ventina di tipiche casette di legno proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici trentini. Dagli addobbi in vetro, legno e ceramica alle specialità enogastronomiche come speck, grappe e vini. Gli spazi espositivi saranno aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30. Parkinson e Alzheimer in Italia sono le prime due patologie neurodegenerative che colpiscono la popolazione con più di 65 anni. Se ne parlerà in un convegno con esperti del settore che si svolgerà lunedì sera in sala Monsignor Gandini. L'obiettivo è dare alle famiglie di persone affette di demenza senile gli strumenti per orientarle nelle scelte assistenziali, formarle e sostenerle nelle diverse fasi della malattia. Mercoledì a Roma, nella biblioteca della Camera dei Deputati, il sindaco Giacinto Mariani ha ritirato il premio per l'Oscar del bilancio 2010, promosso dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiane. Il comune di Seregno è risultato finalista nella categoria dei comuni non capoluogo per una comunicazione finanziaria chiara ed efficace. La vittoria è andata al comune di Sesto Fiorentino. Chiudiamo con le previsioni per il fine settimana. Il weekend, ormai per la quinta settimana di fila, vedrà l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Oggi avremo condizioni di tempo variabili, ma con assenza di precipitazioni. Da sabato la nuvolosità aumenterà e domenica ci saranno piogge intense su tutta la regione. Le temperature continueranno a mantenersi leggermente sopra la media del periodo. Con le previsioni del tempo abbiamo concluso, grazie e arrivederci settimana prossima.